Il 20 e il 21 di settembre ci saranno le prossime elezioni regionali. Sarà un momento decisivo per cambiare la pagina politica della nostra regione. In questi anni abbiamo assistito a un declassamento della nostra regione, quindi scendo anch'io in campo per appoggiare la candidatura di Francesca Cuoroli per scrivere una nuova pagina della storia della nostra regione. Passione, fedeltà, consapevolezza sono i valori in cui credo. Quindi ho deciso di scendere con Forza Italia, perché è il movimento politico che mi appartiene. Sono liberale, democratica, fiera ambientalista e animalista e soprattutto europeista. I punti del mio programma sono sei. La sanità. Basta slogan politici, basta cariche istituzionali scelte da un partito politico. I primari devono essere scelti in base al loro valore e alla loro capacità di saper gestire la sanità locale. Abbiamo assistito a un declassamento della nostra regione Marche e soprattutto la sanità ha pagato lo scotto più importante. Purtroppo ci siamo trovati in questi anni a vedere smantellare tantissimi presidi sanitari, tantissimi ospedali, soprattutto nell'entroterra, un entroterra che è già stato martoriato purtroppo dal terremoto. Quindi dobbiamo riaprire gli ospedali e i presidi sanitari, soprattutto incentivare i pronto soccorsi per evitare il decongestionamento dell'ospedale regionale di Torrette. Dobbiamo ridare un punto di nascita e pediatrico all'ospedale di Fabriano. Dobbiamo rivalutare l'ospedale di Chiaravalle che durante l'emergenza Covid ha saputo valorizzare la propria struttura sanitaria, i propri medici e i propri infermieri. Quindi bisogna rimettere il cittadino al centro della sanità. Un punto del mio programma è il porto di Ancona. Il porto di Ancona non ha nulla da invidiare ai porti presenti nel territorio nazionale. Deve essere rilanciato. Per troppi anni abbiamo assistito a parole, a promesse e nulla di fatto. Dobbiamo permettere al porto di Ancona di aprirsi in maniera totale al turismo. Dobbiamo rilanciare l'immagine della nostra città a livello internazionale. Permettere di sfruttare il porto di Ancona significa dare un'immagine internazionale della nostra regione e soprattutto turismo significa economia. Significa permettere alle tante aziende che lavorano nel porto di poter investire sul nostro tessuto economico. Un punto del mio programma è la tutela per i disabili. Una regione che vuole veramente cambiare volto ha necessità di prendersi cura dei disabili, delle persone sofferenti. Bisogna pertanto pensare a dei sostegni non solo economici, ma anche psicologici alle famiglie di queste persone. Un punto del mio programma è la ristrutturazione post-sisma. Sono passati 4 lunghissimi anni in cui abbiamo ascoltato solo promesse, promesse e parole. Di fatto sono ancora tantissimi i paesi della nostra regione in cui sono presenti le macerie, in cui la ricostruzione è solamente un sogno. Bisogna ridare dignità ai cittadini delle zone colpite dal sisma. Bisogna davvero aiutare le aziende commerciali di quel territorio. Bisogna evitare lo spopolamento del territorio marchigiano colpito dal sisma. Un punto del mio programma è la difesa e la tutela degli animali. Sono una convinta animalista e ringrazio l'onorevole Brambilla per l'appoggio che mi ha dato in questa campagna elettorale. È motivo di orgoglio e di enorme soddisfazione. Ho sempre lottato per la difesa e la tutela degli animali e di conseguenza credo sia fondamentale creare la figura di un garante proprio che difenda e tuteli gli animali. Bisogna creare una rete di convenzioni con le pensioni degli animali affinché durante il periodo estivo soprattutto vengano ridotti gli abbandoni. Bisogna puntare sulla consapevolezza delle adozioni, in quanto l'animale non è un oggetto, non è un regalo di cui disfarsi a piacimento. Quindi
Bisogna creare una sinergia con le associazioni, con i movimenti animalisti, affinché ci sia un percorso consapevole di adottare un animale. Quindi sostegno a livello di spese sanitarie. E soprattutto gli amici a quattro zampe devono stare sempre con noi. Noi siamo consapevoli di questo, ma dobbiamo creare una giusta convivenza con chi la pensa diversamente. Questo è senso civico.